Ciao e benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Prima di iniziare la guida, qualche breve consiglio. Se puoi, per comodità, segui questa guida su un dispositivo, mentre svolgi l'operazione da un altro. Se la guida va troppo veloce o troppo lenta, puoi modificare la velocità. Se preferisci leggere la guida scritta, all'inizio della video guida trovi in alto a destra la scritta «Leggi questa guida», su cui devi cliccare. Ricorda anche che, nella descrizione, trovi tutti i link alle guide e ai contenuti che potrebbero esserti utili per la procedura. ChatGPT, come suggerisce il nome, è appunto una chat, ovvero una piattaforma tramite cui parlare con altre persone, o come in questo caso, un chatbot, cioè un programma in grado di rispondere ad alcune domande. Ne abbiamo visti molti su vari siti, che possono rispondere automaticamente a domande più o meno complesse, ma spesso la capacità di interpretazione è limitata, e non si tratta infatti di intelligenze artificiali, perché non formulano risposte adattate alla domanda, ma una serie di risposte possibili tra cui sceglie in base ai termini che ha inserito. L'intelligenza artificiale invece, in questo caso, interpreta la tua domanda, e utilizza metodi avanzati di incrociamento dei dati per fornirti la risposta più pertinente, comprendendo anche i toni. Esistono vari esempi di intelligenze artificiali già in utilizzo da molte persone, come il riconoscimento vocale, la visione artificiale o la traduzione dell'audio da una lingua a un'altra. Queste intelligenze, che altro non sono che programmi supportati da potenti computer, vengono di norma sviluppate appositamente per singoli scopi, ma sono poi spesso aggregate per progetti più ambiziosi. Nel caso di ChatGPT si tratta di un chatbot basato su un'intelligenza artificiale avanzata, che può aiutarci a risolvere problemi di praticamente qualsiasi tipo. Ti può scrivere un articolo, fare dei calcoli, correggere un codice, rispondere a domande di storia, geografia e ogni altra materia, e tutto ciò che ti viene in mente potresti chiedergli. Al massimo, come se parlassi con una persona reale, si scusa perché non può darti una risposta adeguata. ChatGPT oggi è usato da molti professionisti di qualsiasi settore e anche per gioco da persone che non sanno cosa fare. Questo purtroppo fa sì che il server che lo ospita si sovraccarichi, e spesso infatti lo si può trovare inaccessibile a causa delle troppe richieste. Inoltre ogni account gratuito ha un limite di domande. È disponibile però anche un piano a pagamento senza limiti. Per poter usare ChatGPT ti serve un dispositivo in grado di connettersi a internet, e su cui è installato un programma o un'app per navigare su internet. Sarà necessario registrarsi, e per farlo dobbiamo avere una mail attiva a cui abbiamo accesso, oppure un account Google o Microsoft. Infine dobbiamo avere un numero di telefono, che dovremo inserire in fase di registrazione e a cui dovremo ricevere un codice tramite SMS, da inserire per confermare l'identità. Questo è necessario per cercare di limitare quanto possibile l'utilizzo del sito a una persona reale. Per usare ChatGPT dal computer, come prima cosa dobbiamo andare sul sito ufficiale di ChatGPT, di cui trovi il link nella descrizione. Una volta sul sito, andiamo a cliccare su «Try», che vediamo indicato in alto, o su «Try GPT», che vediamo al centro della pagina. Come abbiamo detto, per usare ChatGPT occorre registrarsi. Nella nuova pagina quindi clicchiamo su «Sign up». Adesso dobbiamo decidere come vogliamo registrarci. Possiamo usare la nostra mail, inserendola e cliccando su «Continuo», oppure procedere con il nostro account Google o Microsoft, cliccando sui rispettivi loghi. Se usate l'account Google o Microsoft potrebbe richiedervi di inserire le credenziali di accesso. Nella pagina seguente dobbiamo inserire il nostro nome e cognome, che possono anche essere di fantasia, e poi clicchiamo su «Continuo». Poi dobbiamo inserire il nostro numero di telefono e clicchiamo su «Send code». Dopo qualche istante riceveremo un SMS da OutMSG con un codice da inserire e avremo completato la nostra registrazione. Dopo aver completato la registrazione verremo mandati alla pagina della chat.
Sul fondo della pagina, anche se non è facile da vedere, c'è la barra in cui scrivere per fare le richieste alla ChatGPT. Noi ad esempio scriviamo, quando è nato Google, poi possiamo cliccare su, invio, oppure sul simbolo indicato dalla freccia a destra. Nel menu di sinistra, vediamo l'elenco delle conversazioni iniziate con ChatGPT. Infatti potremo tornare sulla discussione per riprenderla dal punto in cui l'avevamo lasciata, continuando il discorso senza dover ripetere tutto. Da questo menu possiamo cancellare le conversazioni cliccando sul simbolo del bidone della spazzatura di fianco a ognuna, oppure cancellarle tutte cliccando su Clear All Conversations. Per aprire una nuova conversazione clicchiamo su Few New Chat. Se ne abuseremo, dopo un po' la chat ci dirà che abbiamo raggiunto il numero massimo di richieste elaborabili in un'ora, e non potremo più usarlo con questo account per un po'. Se hai bisogno di potergli fare più domande è disponibile un piano a pagamento, con maggiori funzioni e quasi senza limiti. Per usare ChatGPT dal telefono, non essendoci ad oggi un'applicazione, dobbiamo utilizzare il browser internet. Procediamo quindi prima di tutto ad andare sul sito ufficiale di ChatGPT. Una volta raggiunto il sito, clicchiamo su Try ChatGPT, indicato al centro della pagina. Adesso come abbiamo detto dobbiamo registrarci, e quindi clicchiamo su Sign Up. Per registrarci possiamo usare la nostra mail, oppure il nostro account Google o Microsoft, cliccando sui rispettivi simboli. Usando questi ultimi potrebbe chiederci le credenziali di accesso. Usando la mail invece dobbiamo confermarla cliccando su un link che riceveremo. Dopo aver fatto la scelta e completato la procedura del contatto, saremo mandati alla nuova pagina per completare la registrazione. Potrebbe però mostrarci un messaggio come quello che vediamo, che ci chiede di cliccare per confermare che siamo umani, e dobbiamo cliccare, ed eventualmente completare la procedura di verifica per confermarlo. Continuiamo quindi con la registrazione, inserendo il nostro nome e cognome, che possono anche essere di fantasia. Poi clicchiamo su Continue. Adesso dobbiamo inserire il numero di telefono, e deve essere un numero attivo e che abbiamo a portata di mano, perché dobbiamo ricevere un codice di verifica per SMS. Inseriamo il numero e clicchiamo su Send Code. Attendiamo qualche istante di ricevere il codice e inseriamolo dove richiesto. Dopo aver inserito il codice verremo mandati alla chat, dove ci propone una presentazione introduttiva di ChatGPT che possiamo scorrere cliccando su Next. Alla fine della presentazione clicchiamo su Done. Ed eccoci nella ChatGPT. Qui vediamo indicata in basso una barra in cui scrivere per fare le nostre richieste. Una volta scritto, possiamo cliccare invio o cliccare sul simbolo indicato dalla freccia a destra. Noi ad esempio gli chiediamo, che cosa sei? ChatGPT inizierà subito a risponderci, e se la risposta non soddisfa le nostre esigenze possiamo riformulare la domanda, o chiedergli di approfondire o chiarire. Per iniziare una nuova discussione, clicchiamo sul simbolo del più indicato in alto a destra. Cliccando sulle tre linee indicate a sinistra invece apriamo il menu, da cui possiamo gestire le conversazioni già avviate. Andando su conversazioni precedenti, che rimangono salvate, potremo riprendere il discorso da dove eravamo rimasti, senza doverci ripetere. Queste discussioni possono essere cancellate singolarmente o in blocco. Non fare troppe domande alla chat, perché nella versione gratuita hai un limite da rispettare. Esiste infatti un piano a pagamento che elimina quasi del tutto i limiti e offre altri vantaggi. Facci sapere com'è andata nei commenti, sui social, o alla nostra mail. Se la guida ti è stata utile, per favore, iscriviti al nostro canale e metti mi piace al video. Ti invitiamo anche a visitare il nostro sito, dove puoi trovare centinaia di altre guide per le tue operazioni su internet. Come fai? Lo fai online.